Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Ace come al solito e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo episodio di FIFA 20 Mobile. Finalmente col nuovo evento Carnival Calcio o Carnival, chiamatelo come volete. Sono davvero molto contento perché finalmente c'è qualcosa da fare su FIFA 20 Mobile. Diciamo che non è una cosa tanto bella da dire in giro, ma fino ad ora non è che c'era così tanto da fare, no? Però questo evento, devo essere sincero, ti porta davvero un bel po' di tempo via, perché lo vedete nel tutto del video. Quindi mi raccomando, guardate tutto quanto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram che trovate il link qui sotto in descrizione, così che arrivo ai 10.000 follower per attivare lo swipe up. Quindi mi raccomando ragazzi, vi ricordo sempre che se volete abbonare potete farlo tranquillamente, potete farlo anche col credito del vostro telefono e ovviamente avrete dei grandissimi vantaggi come tantissimi regali da parte mia. Adesso passiamo subito ai saluti degli abbonati. Quindi saluto Antonio Sasso, Fiorenzo, ciao, sono Alex, Tirlix, Marco Pedrana, Maria, Samuele Martino, Making, Moreno Bruzzese, Mirko Perego, Juventus, The Last Shadow, Killer, Albi, Robi, Rod, Luca, Giuseppe Caputi, Luca Paulicchi, Assalatore, Gregorio, Rahim, Enrico Caputi, Enderboy, Charlie Basso e Zeta Sheri e Sanji, che sono entrambi degli youtuber che sono abbonati al mio canale e che vi invito ad andare nel loro canale. Basta scrivere Sanji o Zeta Sheri che trovate, fanno anche loro FIFA 20 Mobile, quindi mi raccomando seguiteli, buona visione. Ok ragazzi, bentornati qui sulla schermata del mio computer e come potete benissimo vedere c'è davvero tantissimo da leggere. Tutto ciò ovviamente l'ho fatto ieri in live, quindi per tutti coloro che non lo sono visti godete adesso il video, però vi invito comunque a farvi trovare sempre in live, perché vi lascio sempre delle live in programma sul canale, così da farvi capire quando ci sarà la live, così da farvi preparare e quindi essere pronti per guardare la live e divertirci tutti quanti assieme. Quindi mi raccomando, allora, nuovo evento Carnival Calcio, bentornato a Carnival Calcio, sono disponibili nuovi premi e giocatori per il gioco per festeggiare le principali aree geografiche del Carnival Calcio, tra cui Francia, Italia, Germania, Spagna, Brasile e il resto del mondo. Crea squadre provenienti da queste aree geografiche per ottenere i migliori premi nel corso dell'evento. Organizza una festa di Carnival Calcio scoppiettante. Seguici su Twitter per altri aggiornamenti. Allora, è davvero molto interessante perché innanzitutto ci sono le missioni e non è che c'è solamente un reparto, no! Ci sono ben due reparti, tra cui c'è il traguardo Carnival Calcio, dove si aggiorna mi sa ogni ora. Infatti fra 7 ore terminerà questa cosa qua e vi consiglio di farlo sempre perché vi danno tanti potenziamenti. Infatti io lo devo terminare in live ragazzi. E poi ci sono le missioni normali, dove per l'appunto colleziona le maschere, collezionisti di maschere felici, apri 10 pacchetti, completa 30 prove Carnival Calcio, vinci la partita 4, vinci 10 partite regionali e robe varie. Quindi già così è davvero tanta roba. Per chi comunque stesse chiedendo cosa sono questi qua, sono gli FPS che mi fa BlueStacks, da dove per l'appunto gioco. Ok, quindi state tranquilli, non è niente di che. Quindi andiamo subito nell'evento. Non vi sto qui a leggere tutto queste cose qua ragazzi, perché veramente ieri ci misi 30 anni in live, ve lo spiegherò a parole semplici, vi cercherò di darvi anche i migliori consigli del mondo e tutte queste cose qua. Innanzitutto occhio che ogni volta che arrivate al terzo e completate la terza probabilità ritornerà all'inizio e quindi ricomincerete da capo. Perché? Perché c'è l'energia, mi raccomando, attenti all'energia perché vola via. Ecco, ho fatto anche la rima dub proprio così, eccezionale, solamente un like per questa dub perché è davvero tanta roba. Vi consiglio anche di prendere queste due pacchetti da 4 di energia ragazzi, mi raccomando, perché cioè, scadono ogni giorno, quindi mi raccomando. E poi una cosa che vi consiglio di non fare ragazzi è che ovviamente se non vi servono questi giocatori dell'Italia, ragazzoli, vi consiglio di tenervi le maschere da parte, perché le maschere non sono tipo maschera Italia, maschera Francia, ma sono delle maschere che vengono utilizzate in tutte le diciamo in tutti i campionati, no, in tutte le regioni, in tutte le nazionalità ragazzi. Quindi se voi volete, che ne so, dal Brasile Richarlison, che è veramente molto forte. Ecco, oh bello, usa le tue maschere vuote qui per giocare. Ah, quindi si possono già vedere le cose, davvero tanta roba. Beh, questo ho già letto. Per esempio, ah, non c'è Richarlison, quindi davvero tanta roba. Se volete un qualsiasi giocatore che tipo vi importa, aspettate che si sblocchi, tanto comunque si sblocca ogni, diciamo, ogni tot di giorni, ragazzi. Voi mettetevi da parte tutte quante le maschere vuote che si ottengono dagli eventi. Ok ragazzi, si ottengono dagli eventi. E poi prendete il giocatore che volete, tanto comunque li potete guardare tutti quanti. Dirmi che io adesso no, ogni volta fa tipo tutte queste cose qua. Vabbè, ok.
Per esempio qui ci sono giocatori come Saul, Kepa, Williams, Bernard e robe varie. Quindi mi raccomando, teneteli da parte le maschere. La schermata principale è questa qua, ovviamente c'è Pirlo 99 di overall, che è davvero molto, cioè tanta roba ragazzi, 140 di dribbling per un centrocampista centrale, davvero mamma mia, assurdo, è una bestia, però giustamente a me non serve, non ho i CC e comunque è imprendibile, quindi inutile, lasciamo stare. Qui ci sono i premi normali, ci sono i coriandoli che serviranno per il capitolo spara coriandoli che andiamo a vedere a breve. Non sono tanti potenziamenti, non sono tanti crediti, quindi io questa volta non vi consiglio di concentrarvi su queste cose qua, bensì andate sulla festa in maschera, che è la seconda schermata, facciamo la terza schermata, che è davvero molto interessante. Ovviamente funziona tramite versus attacco, più avanti più vittorie si vanno e più c'è possibilità di trovare questi tre premi, ragazzi, facendo come? Prendendo, sbloccando le maschere, ragazzi. Quindi in una tra queste qua, ragazzi, in una tra queste 8 maschere qua, si nasconde la divisa del Milan, le 18 maschere vuote che saranno davvero tantissimo, e Castrovilli. Questa cosa qua ve la consiglio di fare appena si sblocca, cioè appena si resetta l'evento, quindi ogni giorno alle 8, perché se esce un bel giocatore e lo trovate subito, potete venderlo. Non potete mettere le maschere, i punti in festa in maschere da parte, tenervi da parte, perché si resettano ogni giorno, sta scritto ovviamente qua ragazzi, premi e maschere, premi e partite si azzerano ogni 24 ore, quindi non potete fare questa cosa qua che pensavo che si potesse fare. Quindi mi raccomando, non c'è un minimo di gen, non c'è un massimo di gen, va culo ragazzi, quindi più vincete più potete trovare le cose. Andiamo invece nella schermata spara coriandoli. Ok, qua si prende con i FIFA points, quindi male. Ottieni sparacoriandoli dalla selezione delle probabilità maschera vuota nel capitolo principale. Ah, ok, perfetto. Uso i coriandoli per aprire gli sparacoriandoli. Sparacoriandoli verde, dove ti danno, diciamo, 300 potenziamenti. Douglas Lewis, ok, 300 potenziamenti abilità. Vediamo se c'è tipo Richarlison. No, dove sta Richarlison? Scusatemi. Volete vedere che Richarlison si troverà nel negozio, ragazzi? Ed è davvero una brutta cosa, forse, perché per sbloccarsi, per sbloccare per l'appunto l'88 ci vogliono 2500 gemme, che ok, ce le ho, però dovrò comunque prendere il pacchetto da 2€, che ok, non è un problema, sì, mi sa che uscirà qua, perché qui per l'appunto c'è il nostro Traoré, ragazzi, 94, che però costa tantissimo, raga. Speriamo che Richarlison non esca qua nell'offerta Carnival Calcio 5 del, non lo so, del, diciamo, brasiliano, perché sarà davvero una bruttissima cosa, devo essere sincero. Sì, qui 2€ per 10 maschere vuote, ma stai scherzando, ma non serve a niente. Vabbè, alla fin fine, ragazzi, l'evento è questo qua, ragazzi, è quello là. Vi consiglio ovviamente di giocare sempre a tutti versus attacco finché non perdete, perché dopo che perdete dovete aspettare 24 ore per rigiocare di nuovo in versus attacco, quindi mi raccomando. Poi che altri consigli vi do? Non mancate mai un evento, ragazzi, quindi utilizzate sempre l'energia al massimo, mi raccomando. Poi che altro vi consiglio? Fate sempre le missioni giornaliere, perché sembra che sono giornaliere quelle di FIFA Points, perché ve ne danno tantissimi e approfittate perché salirete tantissimo di gen. Che altro consiglio vi posso dare? Occhio al versus attacco, sì, occhio al negozio, perché potrebbero uscire delle belle offerte, magari Richarlison, che è davvero tanta roba, e ho visto che è davvero molto più forte di Son, quindi per chi è alla ricerca di un ES che non sia Son perché costa troppo, c'è Richarlison, che è davvero un ottimo sostituto, sempre se costerà di meno, perché secondo me costerà giusto un po' di più, però non è detto, perché con l'evento, diciamo, disponibile ora come ora, non lo so, forse potrebbe costare molto di meno di Son, devo essere sincero. Sì, anzi, andiamo a vedere, non credo che comunque sia disponibile Richarlison, ragazzuoli. Non credo proprio, Richarlison, vediamo, 89, perché non credo sia prendibile da qualche parte, infatti non è sbloccabile da nessuna parte, ragazzi, quindi non so, è molto strana come cosa, si dovrebbe trovare, cioè, no, volete vedere che esce tipo qua? Se esce qua è davvero tanta roba, ragazzi, perché se esce qua, porco schifo, farò di tutto per prenderlo, consiglio di sbloccarlo perché è davvero molto forte. Altri giocatori che ho visto
Sinceramente non ho dato un'occhiata a tutte quante le stats, però le andremo a vedere tutte quante oggi in live alle ore 15:30/16, quindi non mancate assolutamente, ci vediamo qui sul canale. E ok ragazzoli, non ho nient'altro da dirvi, spero che sia stato tutto chiaro, che vi abbia detto tutto quanto. Se mi sono dimenticato qualche cosa ditelo qui sotto nei commenti. E ok ragazzoli, grazie mille per aver visto questo video, ci vediamo questo pomeriggio con una live, domani con un altro video, domani con un'altra live e robe varie, no? Sapete, vi invito ad iscrivervi al mio canale da 48.000 iscritti, che trovate il link qui sotto in descrizione, perché a breve incomincerò, anzi ricomincerò a fare video, non sui gameplay, non su giochi forse, bensì su cose davvero molto fighe che vedrete a breve. Quindi grazie mille ragazzi, superami 500 mi piace per questo video, iscrivetevi, attivate la campanellina, abbonatevi, seguitemi su Instagram. E ok ragazzi, questa per fine non posso fare altro che salutarvi, ciao. Ooh.